Il pittore Caravaggio a Siracusa, lo sbarco, il rifugio e l'arte. Il centro studi di Turidu Bella, presieduta da Maria Bella, la biblioteca innocenziana della chiesa dei Cappuccini di Siracusa, ha organizzato lunedì scorso un incontro intorno al romanzo noir di Annalisa Stancanelli, Il Vendicatore Oscuro, Caravaggio, un libro che mette al centro della storia i luoghi e la città di Siracusa. Ne hanno parlato Luana Aliano, docente di storia dell'arte, Marcello Gioè, condirettore della biblioteca innocenziana, e Annalisa Stancanelli, autrice del libro, dirigente scolastico del quarto istituto comprensivo Giovanni Verga di Siracusa. Per l'occasione la biblioteca innocenziana ha sfoggiato delle teche ricche di volumi antichi inerenti il tema e mappe della chiesa di Santa Lucia Extramenia. Luana Aliano si è soffermata sulla parabola artistica di Caravaggio, con particolare riferimento al periodo siciliano e all'ultimo tempo del pittore, affascinando il pubblico e ponendo in rilievo le tematiche artistiche del Caravaggio e le scene descritte nel romanzo della Stancanelli. L'ortigia Piazzaforte, l'anatomia del paradiso, il buio delle grotte, la luce siciliana. A Siracusa, infatti, Caravaggio nell'ottobre del 1608 visitò diversi siti archeologici con il nobile siracusano Vincenzo Mirabella, che lascia ai posteri l'unico documento che attesta la presenza a Siracusa del Pictor Prestantissimus, contenuto nell'opera Dichiarazione intorno alla pianta delle antiche Siracuse, pubblicata a Napoli nel 1613. Michelangelo Merisi compie un tour anticipando i futuri viaggiatori tra il teatro greco e l'anatomia detta della favela e battezza la grotta con le prodigiose capacità acustiche Orecchie di Dionisio. A Siracusa dipinge in poche settimane il quadro Il seppellimento di Santa Lucia per la chiesa di Santa Lucia Extramenia, detta anche alla Marina, una pala d'altare così magnifica che tutti i contemporanei ricordano che ne furono fatte molte copie. Oggi pomeriggio nella Biblioteca Innocenziana della Chiesa dei Cappuccini parliamo del Caravaggio a Siracusa. E grazie a Maria Bella del Centro Studi Turiddu Bella, al condirettore della Biblioteca Marcello Cioè e alla professoressa Luana Aliano. È un'occasione particolare perché approfondiamo il contesto storico dell'arrivo di Caravaggio nel 1608 a Siracusa e parliamo dei luoghi, in particolar modo appunto del convento dei Cappuccini e della chiesa, dove io nel mio romanzo Il Vendicatore Oscuro Caravaggio ipotizzo sia stato accolto nell'ottobre del 1608. È una bella occasione perché stiamo trattando anche delle novità, cioè il rapporto fra Caravaggio e fra Raffaele di Malta, il rapporto di Caravaggio e i potenti sia romani che genovesi che intercedono per favorirlo nel momento in cui deve fuggire dalle prigioni di Malta. Quindi è una grande attenzione anche nei confronti della storia della nostra città, quindi delle latomie dei Cappuccini, della Fortezza Ortigia e delle latomie del Paradiso. Dal dipinto quindi si parte per una sorta di tour letterario e storico all'interno della città di Siracusa, quindi un'occasione molto particolare.